Ben ritrovati su Review You. Oggi vado a mostrarvi questo termometro ad infrarossi acquistato su AliExpress ad un prezzo di 8 euro inclusa la spedizione. Il tempo di consegna è stato di 19 giorni precisi. Ve lo vado a mostrare. Allora, innanzitutto c'è il foglietto di istruzioni in lingua inglese e nel link che vi lascio qui sotto, oltre a trovare il prodotto che vedete nella recensione, trovate anche diversi modelli, tra cui appunto questo modello che ho acquistato io, che misura la temperatura, lo vado a mostrare subito, dai meno 50 se mette a fuoco, meno 50 gradi fino a 600 gradi. Ovviamente la temperatura è espressa sia in gradi Celsius che in gradi Fahrenheit e potete impostarlo semplicemente, adesso vado ad accenderlo, semplicemente schiacciando questo tasto qua. Il funzionamento è davvero immediato, ovvero qua potete selezionare il gradi Celsius o Fahrenheit, qua potete scegliere se avere o meno il puntatore laser e qua potete accendere o meno il display, cioè la luminosità. Adesso non so se si vede perché c'è già la luce del faro LED, comunque c'è una lucina blu. Come vedete c'è un grilletto che una volta schiacciato vi consente di misurare la temperatura e poi viene memorizzata. Vi faccio vedere con o senza laser. Adesso qua è senza laser e misura comunque. Mettiamo il laser e vedrete il puntino rosso. Ecco, questo è il prodotto. Ovviamente dovete inserire le batterie che non sono incluse. Lo sportellino si apre qua. Ho fatto già una recensione delle batterie di Amazon ricaricabili, sono veramente utili e ne inserite due, quindi vi durano sicuramente a lungo e potete ricaricarle. Ovviamente si spegne in automatico dopo un po' che non viene utilizzato. E niente, cosa vi posso dire? Qua ci sono tutte le indicazioni, tra cui la distanza a cui dovreste tenerlo per una misurazione corretta. E dice ovviamente di non puntarvelo negli occhi, di tenerlo lontano da superfici troppo calde, anche perché si squaglia. E l'ho acquistato semplicemente perché voglio andare ad effettuare delle misurazioni su un forno per vedere se arriva in temperatura. Adesso che mi sono allontanato dal faretto LED si vede meglio il display che si può accendere o spegnere. Vado ad effettuare una misurazione della parete. Abbiamo 17,7 gradi. Vediamo in quest'altra parete. 18,2 gradi Celsius. Misuriamo il soffitto. 18 gradi. Ecco, questa è la misurazione. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Secondo me è un prodotto davvero valido. Costa poco. Alla fine avete un prezzo davvero accessibile. E soprattutto su Amazon lo trovate due volte o anche tre volte il prezzo che appunto ho pagato su AliExpress, e quindi ne vale sicuramente la pena aspettare 19 giorni ma pagarlo non dico la metà ma anche meno della metà. Alla prossima review.